Ha detto bene, ho detto al collega poco fa, sono contento della prestazione. Se queste squadre puntano alla promozione diretta in quarta serie, noi non siamo inferiori. Ci deve, un normale risultato porta sempre un poco di, come posso dire, un po' di delusione. Però un allenatore guarda la prestazione. Io sono molto contento della prestazione, penso che ci manca, come ho detto prima al collega, quel quid in più per raggiungere il risultato pieno. La prima partita meritavamo il risultato pieno, la seconda penso anche la stessa cosa, tutti quanti, anche gli avversari hanno detto 6-4 punti, almeno Leganese, a due proprio quelli là così. Oggi penso che abbiamo fatto un fallo da rigore un po' stupido, ma siamo concesso con molta velocità dopo il secondo tempo, non so, devo andare a vedere per quella trattenuta in aria, però non voglio recriminare perché comunque oggi l'arbitraggio non è stato determinante come le prime due gare. Penso che oggi sia stata una partita maschia tra una squadra molto esperta, noi non abbiamo demeritato, abbiamo tenuto il pallino del gioco, il secondo tempo il primo vero tiro in porta, abbiamo preso il 2-0, però stavamo facendo un forcing da 20-25 minuti e loro ribattevano a muro tutti i tiro alla linea della palla, molto più facile difenderti sotto su questa superficie con questi palloni e andare in svantaggio con queste squadre che sono esperte a volte è anche difficile, però sono convinto che le prestazioni possono portare al risultato nel breve tempo, perché se Leganese gioca così deve stare solo tranquillo e poi fino ad ora su tre squadre abbiamo incontrato due che puntano a vincere, non siamo stati da meno. Le provate tutte. Questa vittoria mancava a noi dall'inizio del campionato, anche se sono 3 partite di campionato. Oggi abbiamo messo quella cattiveria giusta per vincere le partite, perché questo è un campionato difficilissimo e vincere su un campo difficilissimo non era facile. Nonostante non sia stata una bella partita, ha vinto forse l'esperienza, la forza, la voglia di vincere del tuo Valdiano sul Leganese, poi avere calciatori importanti come Trimarco delle donne, lo stesso Squitieri Abate che non hanno concesso praticamente nulla agli avanti leganesi, hanno fatto la differenza. Sì, infatti, come dici tu, oggi ha vinto, diciamo, la voglia di vincere, quella cattiveria che ha mancato nelle prime due partite di campionato. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere vivi e di giocarsene fino alla fine con le altre.